Buonasera a tutti, questa sera siamo qua, vi parlo da campione del mondo, sono contentissimo in quanto abbiamo fatto il primo posto con il razza spagnolo Ardesia e siamo qua per farvi vedere il pastoncino secco che utilizzeremo durante tutte le cove. Come ho già detto nel video di ieri parlando col signor Raffaele Benzo, video che poi ho rimosso perché non ci siamo capiti bene essendo lui straniero, faccio vedere le cose, diciamo, mano a mano che le facciamo, ecco. Quindi ci stiamo accingendo adesso alla riproduzione. Fino ad adesso abbiamo preparato pochissime pastonate, li stiamo abituando adesso, e quindi questa sera vi faccio vedere il pastoncino che utilizzeremo da adesso fino a fine riproduzione. Lo prepareremo con tre tipi di pastoncini diversi. Io da pasticcere vi consiglio vi posso assicurare che mischiando alcuni prodotti le pastonate vengono meglio, in quanto abbiamo prodotti più granulosi, prodotti più polverosi. Infatti questa sera ne abbiamo uno più granuloso che è il Lus 20 e uno più polveroso che è il Classic Egg Dry della Happy Bird. Ecco, il Lus, questo qua è bianco, quindi non contiene uova. Uniremo questo di Domenico Lovedere, che contiene le uova, è molto più polveroso, e quindi l'unione di questi due pastoncini poi sarà, ve lo farò vedere alla fine, una formula, diciamo, perfetta. A questo aggiungeremo anche 1 chilo di gelé all'uovo, che ha una colorimetria più grossa e contiene anche alcuni semi, cosa che non contengono gli altri due. E uniremo come integrazione il Tribiotic e il calcio, il Chemisal della Chemevit, che sono i sali minerali che non devono mancare né nel pastoncino secco né nel pastoncino morbido. Quindi adesso procederemo a farvi vedere tutta la ricetta. Allora, passiamo a farvi vedere questa, diciamo, miscela. Noi utilizziamo la nostra betoniera, in quanto la utilizziamo sia per il fieno sia per altre cose. Poi abbiamo 100 coppie, quindi utilizziamo una certa quantità di bastoncino. Andiamo a mettere quindi 5 kg di Lus nella betoniera. Ovviamente voi non prenderete una betoniera, prenderete un contenitore e ne prenderete la quantità che vi serve. Suddividerete le dosi. Poi prendiamo i 5 kg del Classic Dry della Happy Bird. Ovviamente non siete obbligati a usare questi pastoncini. Come ho già specificato più volte, io faccio vedere quello che utilizziamo noi. Quindi prendiamo questi 5 kg, vedete che questo è molto più polveroso. E poi uniamo il chilo di gelé. A questo punto andiamo ad unire il Tribiotic, ne uniremo 20 grammi ogni chilogrammo, quindi abbiamo 11 kg, metteremo quindi 220 grammi di Tribiotic. Mi raccomando, pesate sempre questi preparati, perché è importantissimo pesare. Induniamo il Tribiotic al bastoncino. Andiamo poi a pesare il calcio, che mi raccomando, leggete sempre sulle confezioni di questi prodotti, c'è scritto il dosaggio che va messo per ogni chilogrammo. Ecco, in questo caso andiamo a leggere 20 grammi per chilogrammo, quindi metteremo su 11 kg 220 grammi di calcio, indispensabile e fondamentale per le femmine.
quindi metteremo anche il calcio insieme a tutto il bastoncino e poi uniremo 220 grammi del fieno. Ecco, la bustina è 250 grammi, quindi in questo caso lo possiamo unire direttamente tutto. Ci saranno 30 grammi in più sul peso finale. Quindi chi poi metterà il fieno direttamente nel bastoncino secco non avrà poi la necessità di metterlo durante tutte le bastonate, in quanto si troverà di conseguenza direttamente nella bastonata. Adesso azioneremo la betoniera e vi faremo vedere poi il risultato finale dopo alcuni minuti. Questo è il risultato finale, come potete vedere, del pastoncino, quindi direttamente con il mio fieno dentro. Quindi abbiamo unito due tipi di pastoncino, i sali minerali, il tribiotico e il mio fieno. Poi la prossima settimana, in quanto domani partiremo per il Porto, per i mondiali, quindi questi 2-3 giorni fino a martedì, non ci saremo, settimana prossima vi faremo vedere la preparazione del pastoncino morbido che prepareremo con il bianco fiore della Chemevit e il cedè secco all'uovo. Ecco, uniremo poi a questo pastoncino morbido altri integratori, il calcio perché va messo sempre e poi altri integratori del Bio Pettiline che dovrebbero arrivarmi domani. Per quanto riguarda le schede, le tabelle, per la prossima settimana, lunedì e martedì, farete come la settimana scorsa, in quanto non riesco a pubblicarle entro domani. E per il resto poi ci sentiremo settimana prossima. Quindi vi aspettiamo per chi c'è domenica a Porto nella mostra per darci gli auguri. Vi auguriamo a tutti una buona serata.